Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi tu, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale, attiva la campanellina e goditi i video. Ciao gente, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo vlog sul mio canale. Sono le 7.05 di mattina di lunedì del 17 giugno e quest'oggi andremo a mare, però non andremo a mare in macchina ma andremo a mare con i mezzi pubblici, quindi sarà un'avventura e perciò ho deciso di portarvi con me durante questa giornata perché, come avevo già anticipato, avevo intenzione di fare più vlog nelle mie giornate e più vlog in giro. Quindi niente, adesso sono ancora in pigiama perché mi sono svegliata da poco, mi andrò a vestire, mi andrò a mettere il costume e tutto il resto e poi ci vedremo dopo per iniziare l'avventura in giro con i mezzi pubblici, perché come sapete abito a Napoli e quindi i mezzi pubblici sono un'avventura. Ok ragazzi, siamo usciti, stiamo andando sotto la fermata per andare a prendere pullman che poi ci porterà dove dobbiamo prendere la circumvisione e poi tutto il resto. Ragazzi, abbiamo preso il primo pullman, adesso siamo a Piazza Carlo III e dobbiamo aspettare il secondo pullman per arrivare alla stazione dove dobbiamo prendere poi la circumvetriana. Siamo scesi dalla circumvetriana, adesso stiamo andando a mare piano piano. Eccoci ragazzi, siamo quasi arrivati in spiaggia. Come potete vedere già si intravede il mare e il panorama. Ora scenderemo per queste scale. Queste sono tutte le scale che ci siamo fatte, ne mancano ancora altre là sopra, non si arriva più, però ci siamo quasi. Guardate qua, siamo finiti sotto una grotta. Siamo in spiaggia, raga. Ovviamente non posso fare video in acqua perché altrimenti si rompe il telefono, però questa è la spiaggia, cioè questa è l'acqua. Mi piace la spiaggia, vorrei fare un piccolo timelapse dopo. Ok ragazzi, sono tipo le non so che ore. Ok, sono le 6:10, ho appena controllato e ce ne stiamo andando dalla spiaggia. Comunque sono tutta sudata, mi sono appicciata, infatti mi brucia tipo everywhere. Ho la canotta di mio fratello in mano perché se la deve mettere. E niente, sto aspettando il resto che si vanno a vestire. Comunque adesso vi faccio una piccola panoramica dall'alto della spiaggia perché è davvero molto carina, è la spiaggia di un hotel per la precisione. Saliamo su sti due scalini qua e vi faccio la panoramica. Eccola qua, questa con gli ombrelloni. Siamo stati fino ad adesso in spiaggia, adesso ce ne stiamo andando perché comunque è tardi, dobbiamo prendere la navetta per salire sopra per arrivare alla circumvesuviana, poi prendiamo la circumvesuviana e una volta arrivati alla circumvesuviana un altro pullman, sperando che sia uno solo che ci porta a casa. E io sto davvero sudando in una maniera incredibile, quindi non vedo l'ora di arrivare a casa per fare una doccia. Eravamo lì giù prima, ora siamo salenti e stiamo andando a prendere la navetta per tornare su. Siamo scesi dalla circumvesuviana, adesso stiamo andando a Piazza Carlo III a prendere pullman per tornare a casa. Let's go!
Piazza Garibaldi. Il viaggio continua. Finalmente siamo arrivati a Piazza Carlo III, sto davvero morendo, stiamo aspettando il culo. Ebbene ragazzi, siamo al giorno dopo, praticamente ieri quando sono arrivata a casa stavo tipo morendo, quindi sono andata subito in doccia a farmi una doccia appunto, ho mangiato e poi me ne sono andata a dormire perché stavo davvero schiattando. Tuttora adesso sono tutta rossa, non so se dal video si nota, ma comunque mi sbruciacchiano un po' le spalle, però per il resto direi tutto a posto. Almeno mi sto facendo un po' di colorito, direi che non è male, anche perché comunque siamo a quasi fine giugno ed ero bianca bianca, quindi... ecco, un po' di sole ci voleva. Comunque sì, io spero che questa avventura vi sia piaciuta. Se volete altri vlog del genere della mia vita, vi invito ad arrivare almeno a 20 like qua sotto. E ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate commentando questo video. Ovviamente questo è stato il primo vlog, tra virgolette, di questa esperienza. Però magari se vi piacciono questi tipi di video potrei cercare di fare delle riprese più carine anche le prossime volte. E magari portarmi anche la mia action cam, che è la DB Power, per chi non lo sapesse, per fare delle riprese sott'acqua. Anche se comunque devo comprare prima una nuova schedina SD, perché quella che ho adesso mi cancella i file inutilmente, direi. Quindi niente ragazzi, io spero che questo video sia piaciuto. Se così è stato, vi lascio un bel pollice in su, commentare e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo nei prossimi giorni, nei prossimi video. Bello!